Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 20 gennaio. Ariete, non state utilizzando al meglio le vostre energie e le vostre risorse e proprio per questo potreste sentirvi un po' affaticati e stanchi. Per raggiungere un determinato obiettivo, meglio passare dalla via più breve, che è pure in discesa. Toro, alcuni sospetti vi hanno messo sul chi va là ed ora non riuscite ad essere sereni come vorreste. E se si trattasse solo di fumo negli occhi? Prima di essere certi di una cosa, parlate direttamente con l'interessato che potrà spiegarsi meglio. Gemelli, soltanto grazie alla vostra fervida fantasia, oggi riuscirete a togliervi subito da un pasticcio in cui vi siete messi, così ce la farete a limitare i danni. E poi non andate in giro dicendo che non è stata colpa vostra e che voi siete del tutto innocenti. Cancro, gestire tutto da soli non sarà affatto facile, ma se vi ci mettete di impegno potreste impiegare anche meno tempo. Chi fa da sé fa per tre. Nel prendere alcune decisioni il dubbio è fondamentale, eviterete così di essere troppo frettolosi. Leone, grazie a una notizia positiva, fresca fresca di giornata, nuovi stimoli positivi vi renderanno immediatamente più frizzanti e dinamici. Nella condivisione della vostra felicità e del vostro buon umore c'è il segreto del successo meritato. Vergine, dubbi e confusione si riversano sulla vostra scrivania, dove regna indisturbato il caos più totale. Forse è ora di fare un po' d'ordine intorno a voi. Avere a portata di mano computer, agenda, blocco degli appunti è già un primo passo per riprendervi. Bilancia, è il momento migliore per partire e andare a caccia di nuove idee. Una puntatina in libreria o una rapida ispezione della rete con internet? Le vostre scelte saranno dominate dalla voglia di migliorarvi e questo è già un passo molto importante. Scorpione, non sopportate le persone che cambiano idea all'improvviso, ma forse oggi avrete a che fare con qualcuna di queste, perciò armatevi di pazienza. Se voi avete un'opinione stabile, poco importa di quelle ballerine degli altri, conta la vostra fermezza. Sagittario, ricevere delle piccole critiche per il vostro operato non vi farà molto piacere, ma dovreste imparare anche ad accettarle senza problemi. Spesso non sono gli altri a ferire il vostro orgoglio, ma siete voi che, non volendo, nuocete a voi stessi. Capricorno, perché ostinarsi verso una direzione quando mille coincidenze vi hanno detto di non essere la migliore? Non sarebbe meglio fare subito dietro fronte? Cambiare idea non è sinonimo di qualunquismo, quanto piuttosto di accorta saggezza e avvedutezza. Acquario, pronti per festeggiare alla grande il compleanno? Cominciate con gli inviti e con il preparare il menù, poi ci sono gli addobbi e tutto il resto. Nulla è più divertente dell'organizzare qualcosa anche per gli altri, non soltanto per voi stessi. Pesci, in teoria sapete tutto alla lettera, ma la mancanza totale di senso pratico potrebbe essere un problema persistente in questo periodo. Non prendetevela per qualche ciambella che non è riuscita col buco, prossimamente farete meglio.